Benvenuti a tutti da Nonna Stefania, vi faccio vedere la lista completa degli accessori del Cuisine e della Companion Moulinex. Ieri ho lanciato un piccolo contest per vedere quanti di voi conoscevano gli accessori. È stato subito immediatamente trovato l'intruso, che è il manico della Tefal, che serve eventualmente per poter maneggiare la pentola con un'unica mano, poi ve lo faccio vedere. Molte persone hanno pensato invece che l'intruso fosse la bilancia o addirittura hanno scambiato per non originali il nuovo coperchio e la nuova pentola del Companion XL, anzi della Companion XL. Questo modello è già uscito in Francia da un po', anzi sono una decina di mesi, quindi più di un po'. Ho fatto l'unboxing nel video precedente che trovate sul canale. In Italia sarà disponibile, si suppone, settembre-ottobre. In Francia già lo trovate, appunto come vi dicevo, da una decina di mesi. Volevo farvi vedere la gamma completa degli accessori, perché spesso e volentieri molte persone non conoscono tutto quello che offre, diciamo, l'universo Companion. Quindi, a parte la macchina, che poi vi illustrerò in un altro video in seguito nei dettagli, se volete vedere la maggior parte delle caratteristiche potete andare a vedere i video che ho fatto sul Companion XL già a ottobre dell'anno scorso. Questo in più si può collegare via Bluetooth come l'iCompanion normale e in più ha una nuova estetica, come potete vedere un tappino diverso, un coperchio diverso in vetro. Abbiamo già trovato un paio di difetti, eh? Allora, la cromatura è bellissima, ma qualsiasi alone ci resta su, che è una meraviglia. In cottura il coperchio in vetro, la parte in vetro, si riempie di condensa e non si vede quello che succede all'interno. Per carità, sono dettagli, però se siete persone un po' maniacali sulla pulizia, questo ve lo ritrovate, sarete lì fissi praticamente a lucidarlo. La pentola, che come potete vedere ha i manici cromati. Adesso questa ve la rimonto. E parliamo di tutti gli accessori originali, manico a parte. Anzi, visto che ci siamo, ve lo faccio vedere subito come funziona. E le mie mani, allora, questo si aggancia in un punto qualsiasi, lo scattate, ve lo faccio con la sinistra perché con la destra ho ancora dei problemi, e maneggiate la pentola con una mano sola. Io l'ho messo qua, ma per, diciamo, versare il più comodamente possibile, vi conviene metterlo in questa posizione ed eventualmente si maneggia perfettamente con una mano sola. Come vedete è saldissimo e non ci sono problemi. Questo adesso lo rimettiamo al suo posto. Il manico si sgancia con queste due pulsanti, chiamiamoli così, e si chiude premendo sotto. Richiudiamo questo, anzi lasciamolo aperto perché poi in realtà vi faccio vedere tutti gli accessori. Allora, restando sugli accessori base, facciamo così. Allora spostiamo la bilancia. E leviamo anche il manico.
queste sono le lame date a corredo più il fondo piatto, quindi lame impasti. L'accessorio per montare, l'accessorio per mescolare. Io spero che si veda perché sono senza occhiali, ho posizionato la camera ma non so se poi mi riprende correttamente, lo vedremo dopo quando riguardo il video con calma. E la lama Ultra Blade, questa mi raccomando, vi ricordo che è molto tagliente, non si usa per il ghiaccio e altri alimenti duri, per il ghiaccio e altri alimenti duri sempre la lama impasti. Poi il fondo piatto, che è una delle caratteristiche dei nuovi modelli XL, questo comunque è un accessorio che funziona anche con i vecchi modelli Companion e Cuisine Companion, lo potete acquistare presso i centri di assistenza e si trova online un po' dappertutto. Poi la spazzolina per la pulizia, che mancava nella foto che ho messo su Facebook e che effettivamente molte persone hanno capito che era lei che mancava, questa la mettiamo qui. La spatola originale, questa nella foto c'era un po' nascosta, ma c'era. Chiudiamo qua e andiamo, io man mano sposto un po' la roba per fare anche un po' di spazio. Allora, della dotazione standard quando acquistate il Companion c'è anche il cestello a vapore, il manico c'era, qualcuno ha detto non vedo il manico, e ovviamente si rimette il suo coperchio, la posizione per la cottura a vapore. Allora, dritto il vapore esce, inclinato il vapore resta dentro la pentola. Io ve lo giro per così forse lo vedete meglio, con meno mani. E questo è quello che trovate nella confezione. Io perché vi ho messo le lame del portalame qua dentro, perché è un suggerimento che da Moulinex per tenerle ordinate e protette più che altro le dita di noi che le utilizziamo. Quando comprate, visto che già ne parliamo, l'accessorio per tagliare le verdure, vi arrivano nella confezione, trovate questi pezzi. Il portalame, attenzione, questo pezzo non va in lavastoviglie, se lo mettete in lavastoviglie vi si squaglia più o meno, questo lo potete sciacquare, oppure se fate dei cicli a bassissima temperatura potete lavarlo, ma sinceramente per un pezzo così vale la pena lavarlo sotto il rubinetto e non ci si pensa più. Poi ci sono, le mie sono un po' maculate, non ci fate caso, vediamo un po'. Ve le metto in ordine, allora lama A, H, C e G, perché in realtà questo set di lame ce ne sarebbe anche un'altra, queste sono praticamente identiche alle lame di un altro robot da cucina della Moulinex. La lama intermedia, il disco intermedio, scusate, non è inserito, probabilmente perché dovendo funzionare il tutto appoggiato sul perno interno della pentola con questo adattatore, l'adattatore in plastica, il disco che manca è il disco per tagliare le patate a listarelle, a bastoncino, probabilmente non reggerebbe lo sforzo e c'è il rischio che si rovini tutto. Comunque con questi dischi potete, non so se si riesce a vedere bene da vicino, allora tagliare sottile,
tagliare più spesso, fare la julienne grossa e fine. E poi la grattugia, questa va bene per il pane duro, per il formaggio. Qui mi confondo un po', abbiate pazienza, ma come multitasking non sono granché. E quindi avete i tre dischi, il perno e il coperchio specifico, anzi questo ve lo monto direttamente, con il foro, il foro va un po' fuori camera, con il foro e i due fori, anzi da dove fare inserire le varie verdure, e ovviamente per spingerle all'interno. Una cosa carina del tagliaverdure è che può essere adattato per destri e mancini. Ora se ci riesco me lo sposto, perché lo devo prima sbloccare, ok, e quindi si ha una posizione leggermente diversa dell'imboccatura, però non so se si riesce a vedere. Forse così lo vedete meglio, così o così. E questo pezzo non si smonta, si può solo spostare di questo ottavo di giro che vi ho fatto vedere, non provate a smontarlo se no si rompe. Potete però smontare, quando poi lo lavate, la guarnizione. Questo pezzo, questo, il perno e le lame vanno tutte in lavastoviglie. Come viene montato, ora non so se si riesce a vedere, per cui in realtà vi sgancio la pentola, non ci fate caso se è un po' azzurrata perché ci ho fatto una cottura ad alta temperatura. Questo pezzo si inserisce sul perno, sopra, in base al tipo di lavorazione che le si vuol far fare, si inserisce la lama. Questo si dovrebbe vedere, quindi ve lo inclino di nuovo. Dopodiché si mette il suo coperchio, si avvia a velocità 9 o 10 a seconda di che cosa dovete fare, si inseriscono gli alimenti e lui trita, che è una meraviglia. Trita o taglia. Ovviamente per vederlo in funzione c'è un video che ho fatto un paio di anni fa, dedicato proprio all'accessorio taglia verdure, vi metto il link nell'info box. Ora qua rimettiamoli tutti a posto per sicurezza. Io metto sempre le lame più pericolose verso il basso, è una mia piccola mania, però non si sa mai. E spostiamo anche lui. Devo aver lasciato un pezzo, leviamo anche lui. Allora, vaporiera originale, grande, molto capiente, costosa, perché sì, diciamolo, non costa poco. Anche di questa trovate un video dell'unboxing e tutta la descrizione in dettaglio. Comunque, coperchio, vassoio intermedio, vassoio principale e raccogli gocce. Ora me la monto sul Companion, purtroppo si vede poco perché cresce molto. Comunque, il raccogli gocce là sopra, facciamo che vi tiro giù il coperchio e facciamo prima, fate prima che sia, immaginate che sia sul Companion.
Allora, il raccoglibocce. In casi estremi si può anche lavorare così, se vi serve proprio un ripiano piccolo, senza mettere il cestello principale. Altrimenti tutta montata. Eccola qua. E va direttamente sul coperchio. Come potete vedere, pur essendo il modello, diciamo, sia questo che il tagliaverdure, pur essendo modelli compatibili con Companion e Companion, sono perfettamente compatibili anche col modello nuovo XL. La forma della pentola, la forma del coperchio, per quanto sia diversa l'estetica, non cambia e funziona e sono tutti compatibili. Anche per una descrizione più in dettaglio, come vi dicevo, andate a vedere poi il video specifico. Accessorio. Mini ciotola. Eccola qua. Allora, la mini ciotola ha un coperchietto, un suo coperchio, la sua lama e la ciotola vera e propria. Come funziona? Si può utilizzare o semplicemente per tritare, omogenizzare piccole quantità, o si può utilizzare anche per la cottura a bagnomaria. Non si può utilizzare però da sola sulla base del Companion, deve essere sempre utilizzata all'interno della pentola. Quindi si inserisce sul perno, si inserisce la sua lama, ve lo inclino come ho fatto prima, così vedete bene l'interno, vediamo se qua si riesce a riprendere l'interno, sembra di sì. Dopodiché bisogna per forza mettere il suo coperchietto, il suo tappino, perché sennò si muoverebbe tutto a spasso, e quello che ferma definitivamente tutto il sistema è il coperchio. Se non mettete il coperchio, l'interno gira in maniera, non ha un fermo per cui gira il tutto. Dovreste riuscire a vedere abbastanza bene l'interno. Se serve, si può anche mettere il suo tappino, ma di solito non è necessario, a meno che non facciate cose particolarissime che schizzano, ma difficilissimo che esca tutto al di fuori. Anche per la mini ciotola ci sono dei video, cioè una playlist, vi faccio vedere come funziona, anche lì andate a vedere, vi metto anche di questa il link alla playlist e potete vedere tutti i video che ho fatto. Veniamo all'ultimo accessorio, quasi sconosciuto giustamente, perché è la stessa Moulinex Italia. Ancora non, cioè ce l'hanno sullo shop online, ma non è ancora ufficialmente supportata in Italia. Questa è la bilancia originale, non so se si riesce a leggere la scritta Moulinex, comunque anche di questo ho fatto un video dell'unboxing, quindi vi metto anche il link di questo. Qual è la sua particolarità? Ecco, aspetta, andiamo se riesco a farlo leggere. Forse si vede meglio così. La sua particolarità è che si collega all'app Moulinex. Andiamo un attimo se riesco a farvela vedere in funzione. Il tempo, allora, mettiamo in francese perché purtroppo non ci sono ricette in italiano che ancora supportano la bilancia, anche quelle in francese non la supportano tutte, questo ve lo devo dire per amore. Si vedono tutti e due? Si vedono tutti e due. Allora, mettiamo un attimo in francese, se andiamo a vedere in francese sotto le impostazioni. Io qui posso addirittura selezionare l'iCompanion XL, che è questo modello, e posso selezionare la bilancia.
se vado a prendere una ricetta, un po' da lontano, spero che riusciate a vederlo, ma vediamo se ve lo posso zoomare un po'. E niente, ho interrotto il video. Allora, andiamo un attimo, perché voi non avete idea che altezza ho dovuto piazzare il tutto. Ecco, è arrivato un messaggio da Luca. Ciao Luca, ora poi ti leggo. Niente, lo lascio così perché non arrivo praticamente al pulsante. Allora, se si va a prendere una ricetta in francese, qui notate che c'è un'icona che dice, traduco a spanne perché il francese non è la mia lingua, pesate i miei ingredienti. Se io accendo la bilancia, che vedete lampeggia il simbolo Bluetooth, clicco qui sopra e faccio connetti, diamoli qualche secondo, dà errore ma poi si collegano. Qui come vedete ho 3 grammi, 2 grammi, dal cellulare faccio la tara, così come posso farlo dal pulsante specifico, e poi posso cominciare a pesare i miei ingredienti. Ora qui non ho niente a portata di mano, andiamo un po', questo è troppo poco pesante, questo sarà troppo pesante, ma vi faccio vedere che sale sul display e sale anche qui sul cellulare. Sono andata oltre i 300 grammi, per cui me lo segnala, 489, ho preso un oggetto troppo pesante, quindi sono qui che sto soppesando quello che ho a portata di mano, 399, questo andrebbe già meglio, ma siamo sempre fuori in peso. Facciamo una bella cosa, ce lo creiamo il nostro peso con aggiungendo un po' d'acqua a un bicchiere. Un attimo che mi devo far riconoscere, così lo riapro. Come vedete sale il display e sale anche l'iconcina. Sforato di un grammo, comunque sono nel range che il sistema di pesata considera come valido. Se io dico va bene, mi passerebbe all'alimento successivo, che sposta in automatico l'unità di misura, vedete centilitri, qui però sono troppi e dovrei passare, andiamo un po', tariamolo perché si è starata. Qui mi darebbe poco di più di 5 centilitri il bicchiere vuoto, ma prendetela così com'è, e si può andare avanti con tutti gli ingredienti che devono essere pesati. 15 grammi, ora è un po' difficile farvelo vedere, vediamo un po', io qua ho degli oggetti sparpagliati sul piano della cucina, non mi bastano. Vabbè, 14, dobbiamo arrivare a 15, prendetela per buono. Come vedete, si va avanti praticamente per tutti gli ingredienti, e qui poi ci sarebbe da pesare i 700 ml d'acqua, 0,7 litri. E mi servirebbe un contenitore più grosso. Comunque, il funzionamento è questo. Facciamo finta di aver pesato, gli do l'ok, finito di pesare tutti gli ingredienti, mi va in automatico a questo punto in ricerca del robot. Questa fra poco si spegne da sola. Accendiamo il companion, mettiamolo in connessione, eccolo qua, si è collegato. E a questo punto andrei avanti con la ricetta utilizzando
il Companion in modalità connessa. Perché ve l'ho fatto vedere in francese? Perché l'app in italiano, per quel che riguarda le versioni, questo lo spengo così lo spostiamo un attimo, la versione per iPhone già supporta almeno l'icona della pesata. Vi faccio vedere. Lo rimettiamo in italiano. Vedi tutte le ricette. Vado a prendere una qualsiasi delle ricette. Come vedete ho il peso e i miei ingredienti. Però se poi vado all'interno, e non dipende in questo caso dall'essere o meno collegata col Companion, chiaramente dovrei sganciarlo prima, perché se no due device insieme la vedo un po' dura. Comunque, vediamo se è molto intelligente. Io questa prova ancora non l'avevo fatta. No, ovviamente se è collegato va con tutte e due contemporaneamente. Ecco, questa è una cosa interessante che non avevo considerato. Qual è il problema? Che come vedete qui mi prende l'unità di misura corretta, ma poi non ci sono i grammi o comunque i centilitri indicati della pesata. Per cui la funzione c'è, le ricette non sono ancora state adattate. Posso prenderne anche un'altra per farvi vedere. Anche in questo caso non ho. Lo colleghiamo. Ma non ho poi la quantità indicata da pesare. Il problema per ora è questo. Io spero che venga risolto abbastanza velocemente, perché comunque è una bilancia molto precisa, veramente sensibilissima. Cioè, se ci si passa una mano sopra registra quasi anche solo lo sfioramento. Funziona molto bene, misura in, cioè, può pesare in varie unità di misura. Andate a vedere l'unboxing e lo mostro lì. Però se non è collegata all'app, le cose ve le dovete pesare a mano praticamente. Qualcuno mi ha chiesto: ma la pentola può andare sopra la bilancia? La risposta è no, cioè il cuco intero può andare sulla bilancia? No, non ce la farebbe, coprirebbe, uscirebbe addirittura oltre, diciamo, il piatto della bilancia. Quindi chiaramente per le pesate, aspetta un po', togliamo tutto quello che non serve, mi spiace farvi vedere le spalle, ma non ho altro modo. Per pesare chiaramente si inserisce l'eventuale lama che ci interessa, si mette, non so se si vede il display, sì, il display si vede, si fa la tara, si mette eventualmente nell'unità di misura che ci interessa, in questo caso l'ho messa in grammi, dopodiché si pesa normalmente come una qualsiasi bilancia normale. Pregi e difetti. Pregi, secondo me, nel momento in cui l'app la supporterà, e per chi è proprio alle prime armi in cucina, sarà un aiuto anche per capire le varie unità di misura. Magari qualcuno dice: ma cosa cavolo sta dicendo? Ragazzi, non avete idea di quante persone fanno confusione con i millilitri e i centilitri, per cui ci sono dei purè secchissimi o paste che vengono affogate per questo motivo. È precisa, pesa tanto, perché arriva a pesare fino a 10 kg, al contrario di altre bilance. Il problema è che costa anche mediamente 5 volte tanto una bilancia normale. Io l'ultima bilancia che ho preso per le cose normali di cucina è questa. Questa costa circa 10 euro. Questa ne costa 50, quindi sì, questa pesa il grammo, ma non è precisissima come questa. Ecco, vedete, mi è bastato sfiorarlo che
Ok, l'abbiamo riazzerata, abbiamo rimesso a zero la tara. Questa arriva a 5 kg, questa arriva a 10, costa anche 5 volte tanto. È vero, passatemi, permettetemi di fare un minimo di ironia, che comunque una bilancia che costa 50 euro e che è staccata dalla macchina, e forse secondo me è più utile, sono sempre un decimo di quello che viene pagata la bilancia di quei robot che non voglio nominare e i cui proprietari invito a smetterla di venire sul canale a magnificare il loro acquisto, perché anche qui, ripassatemi l'espressione, non me ne può fregare de meno se avete preso il bimbi. Bene, sono contenta per voi, tenetelo per voi, io non vengo sugli altri canali a dire che il companion è meglio o peggio. Dopo questo piccolo sfogo, spero che il video che vi mostrava tutti gli accessori, questo non è compreso, aspetta, se no si fa come le confezioni, vi sia stato utile. Se avete domande lasciatemi un messaggio, vi invito a venirmi a trovare sul mio blog mycuco.it, sul gruppo Moulinex Cuisine e iCompanion, ricette risate con il cuco. Abbiamo passato i 23.000 utenti, siamo il gruppo più grosso in Italia. Più siamo, meglio è. Un saluto a tutti da nonna Stefania. Ciao ciao!